Buonasera, quindi la linea del governo è che sul caso Kazakistan non ci sono state responsabilità della politica. Il ministro dell'Interno, il vicepremier Alfano, è intervenuto alle 6, 2 ore fa al Senato, l'abbiamo trasmesso in diretta se ci avete seguito, è intervenuto e ha sostanzialmente letto la relazione del capo della polizia Alessandro Pansa, ma prima ha scandito molto chiaramente né io, né altri ministri, né il Presidente del Consiglio siamo stati tenuti al corrente di quello che stava succedendo. Saltano quindi le prime teste, a cominciare da quella dello stesso capo di gabinetto Procaccini, del Ministro dell'Interno, che di fatto si assume tutte le responsabilità della gestione del fallito blitz di Casal Palocco per quanto riguardava la cattura di Ablyazov, e invece del fermo della moglie e della figlia e poi del loro rimpatrio in Kazakistan. Lo scandalo è che è avvenuto su un volo privato noleggiato dall'ambasciata del Kazakistan, e quindi di fatto la donna e la bambina sono state consegnate ai kazaki, a chi evidentemente non aveva nessun diritto di prenderli in consegna, visto che si tratta della moglie e della bambina figlia e di un oppositore, del primo oppositore politico del presidente Nazarbayev. Protesta la sua totale inconsapevolezza e innocenza, quindi Alfano, a nome anche di tutto il governo. Saltano altre teste, ma è chiaro che la vicenda non finisce qui. Il telegiornale però lo facciamo iniziare senza tanti preamboli, visto che è tardi, con i titoli, subito. Io non sapevo, nessuno del governo sapeva, è grave. In aula in Senato il ministro dell'Interno Alfano nega qualsiasi responsabilità politica per il caso Shalabayeva e legge la ricostruzione del capo della polizia Pansa. In nessuna fase della vicenda, è scritto nell'informativa, i funzionari italiani hanno avuto informazione che Ablyazov fosse un rifugiato politico e non un pericoloso latitante. Alfano spiega che formalmente il procedimento di espulsione è stato regolare, ma accusa le pressioni delle autorità kazake dovevano far valutare opportuno avvertire il ministro. Nel dibattito parlamentare le opposizioni, SEL e soprattutto 5 Stelle insistono per le dimissioni di Alfano. Il PD accoglie con prudenza la relazione del ministro. La vicenda, spiega Martini, resta anomala ed è comunque un colpo serio all'immagine del paese. Vuole spegnere i focolai di polemica a Maurizio Gasparri, che dice basta alle speculazioni. Ma già alla vigilia delle ricostruzioni di Alfano in Senato aveva lasciato il suo capo di gabinetto, Procaccini. In aula il ministro dell'Interno ha annunciato anche l'avvicendamento del prefetto Valeri, capo segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e la riorganizzazione completa del Dipartimento stesso, a partire dal settore immigrazione. Calderoli si scusa nell'aula di Palazzo Madama per le dichiarazioni contro il ministro Kyenge. Le definisce sbagliate e offensive, ma non si dimette da vicepresidente del Senato. Per Maroni il caso è chiuso, ma gli arriva la dura replica di Letta. La scivolata, dice Letta, è quella di un leader che non riesce a far dimettere Calderoli. Così anche Maroni è correo dell'insulto alla ministra. Nel PD crescono le tensioni in vista del congresso, che si sommano i malumori per la partecipazione al governo con il PDL. Epifani difende l'esecutivo, deve fare cose utili al paese, avverte Renzi, basta con le critiche quotidiane. Poi ricorda al sindaco di Firenze che segretario e candidato premier non è detto che coincidano. Candidarsi è un suo diritto. Valuti pro e contro. Nel 2012 oltre il 45% dei pensionati riceve un assegno mensile inferiore ai 1.000 euro. Quanto ai conti dell'Istituto di Previdenza, c'è quest'anno un buco da 9 miliardi a causa dell'integrazione con l'INPDAP. Ma il ministro del Lavoro Giovannini rassicura, lo squilibrio è puramente finanziario. La riforma ha messo in sicurezza i conti nel lungo termine.